Ciao ragazzi, oggi faremo un lavoretto di Pasqua. Questo è tutto l'occorrente. Cominciamo. Prendete la carta da disegno e disegnateci due uova di Pasqua, che veramente dovrebbero essere unite perché dovrebbero diventare solo una. Ragazzi, qualcuno vede o non vede, non lo so. Più o meno sarebbe questo il risultato. Ora ritagliate le uova. No, c'è bisogno di un trucco magico. Ragazzi, vi trova uscire più o meno così. Ora mettiamo da parte la carta a disegno. Tracciamo i contorni con una matita. Ora, dopo averlo ritagliato, guardate, prendete la colla stretta. Fate solo attenzione a non incollarvi le mani. Prendete il cartoncino rosa e ricalchiamo un pochino con la matita, ma non tutto l'uovo, per fare l'involucro del pasqualone. Ora prendete questo cartoncino, che ha anche un foglio di carta, che è verde pastello, e scrivete sopra scritta pasqualone. No, non è vero. Scrivete sopra la scritta Pasqualins. Pasqualins, Pasqualins, Pasqualins. Ecco qui il nostro pasqualone. No, Pasqualins. Comunque la parte esterna è quasi finita. Dobbiamo mettere una stella e fare delle fioriole. Adesso andiamo all'interno, che tra l'altro è tutto no, sono calze e foglie. Tracciate il contorno del pasqualone. Un po' difficile con le foglie, vabbè. Non vi ho detto che questo è l'azzurro pastello? Adesso, dopo aver fatto l'interno, guardate ragazzi, tutto celeste pastello, dobbiamo fare la tasca per il regalino, il pensierino che volete dare alla persona, oppure magari perché è solo un uovo da tenere perché è Pasqua. E qui metteremo il regalino, capito? Una cosa, questo qua, che io ho sempre detto che è verde, veramente è giallo, me ne sono accorta da poco. Riprendiamo il solito cartoncino rosa e tracciamo una sacca. Andrà posizionato più o meno qua, ma adesso decoriamo. Questo è il pennarello 6 dei marker. Facciamo un motivo a quadratini. Fate attenzione a incollare la tasca. Non incollatela tutta come abbiamo fatto nei passaggi precedenti, però dovete incollarla solo dai due lati. Ho ritagliato questo per farvi vedere che è una tasca. Ora prendete la plastica trasparente e facciamo il regalino. Tracciate sulla carta la forma del quadratino di plastica. Adesso facciamo il simbolo del canale, che lo conoscete bene. Adesso
adesso prendete lo scotch biadesivo e facciamo diventare questo uno sticker. Ragazzi, e finalmente, tanto tempo, tanta fatica e tanto lavoro, il nostro Pasqualins è pronto! Ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza. Ragazzi, mettete un mi piace per sostenermi e farvi fare più lavoretti come questo. Iscrivetevi al canale e buona Pasqua! Anche se veramente non è arrivata Pasqua.